Oggi essere qui sia un dovere civico per chi, come me, ha alle spalle una storia familiare attraversata dal terrorismo. Siamo qui perché oggi sono 30 anni dal più grave atto politico del dopoguerra, cioè la strage di Bologna, 85 morti e 200 feriti, perché noi siamo un paese in cui 30 anni fa potevi morire per il solo fatto di trovarti al posto sbagliato, al momento sbagliato, come quegli 85 poveri cristi che alle 10:22 del 2 agosto 1980 transitavano dalla stazione di Bologna. E credo che questo corteo che si leva segna sempre questa necessità, cioè di conoscere appieno i fatti, specie così drammatici e luttuosi, perché, e questo insomma non lo dico solo io, il problema del segreto di Stato continua a essere rilevante per la comprensione complessiva di una vicenda che ha visto sì condannati come esecutori materiali due soggetti, cioè i neofascisti Mambro e Fioravanti, ma è una vicenda che presenta ancora molti lati oscuri in ordine per esempio i mandanti, alle connivenze, alle complicità, alle coperture, perché purtroppo questa stagione di opacità ha caratterizzato l'Italia degli anni 70, in cui questi fatti gravissimi di sangue come le stragi, per essi non vi è una risposta chiara, ci sono ancora tante ambiguità. Questo paese moderno, che si voglia definire sinceramente democratico, non se lo possa permettere. Colpisce l'assenza di rappresentanti dell'esecutivo, perché il timore dei fischi ventilato da qualche ministro, credo che non valga a giustificare l'assenza del governo da questo palco. E perché ci sono poi questi fischi che si ripetono nei confronti di chiunque governi destra, sinistra? Perché probabilmente questa esigenza di verità è avvertita non solo dai parenti delle vittime, ma anche e soprattutto dalla cittadinanza e dalla collettività. Trovo incredibile tutto questo, anche perché penso che chi fa il ministro debba mettere in conto applausi.